Buonasera a tutti, e innanzitutto il più cordiale ben tornato a Paolo Regrenzi, collegato con noi in streaming, perché è impossibilitato a intervenire personalmente per i propri impegni familiari, Il professore emerito di psicologia all'Università Ca' Foscari di Venezia. Tra i suoi libri ricordiamo 6 esercizi facili per allenare la mente, 2015, e per il mulino frugalità, 2013, perché abbiamo bisogno dell'anima, 2014, una cosa alla volta, 2016, ha presentato in questa sede il 28 marzo 2018, Reole e Caso. Con noi Alessia Bettini, vice sindaca e assessore alla cultura, turismo, partecipazione, cittadinanza attiva, manutenzione e decoro, laureata in giurisprudenza, funzionario di gruppo esercenti, da sempre vicina alle tematiche ambientali. Continuo il suo lavoro a fianco di molte associazioni locali, attive nella preservazione e valorizzazione dei beni comuni fiorentini e la collaborazione con i volontari impegnati in azioni di protezione civile. E Gabriele Ametrano, giornalista, ha collaborato con le pagine culturali del Corriere Fiorentino e ha scritto per alcune riviste. Dal 2016, scusate la voce, al 2019 è stato direttore editoriale della rivista Lungarno. Dal 2008 conduce il programma letterario Pagine in Onda nel palinsesto di Rete Toscana Classica. Ha organizzato e curato rassegne culturali sul territorio nazionale. Dal 2018 è il direttore del festival La Città dei Lettori. Se fossimo coerenti, questa mia presentazione dovrebbe essere brevissima. Dovremmo eliminare aggettivi e limitarci all'essenziale. Il libro che Paolo Regrenzi offre infatti oggi alla nostra riflessione ci spiega come sottrarre l'inutile e andare verso la semplicità, che rappresenta la strada più importante da percorrere per arrivare al successo in ogni fase della nostra vita. Nell'immaginario collettivo la parola sottrarre equivale a perdere, ridimensionarsi, diminuirsi. Nella vita di tutti i giorni, nelle relazioni, nei sentimenti, consideriamo l'addizione un acquisto positivo, la sottrazione invece una perdita. Se per lunghi anni tutte le nostre azioni e abitudini sono andate verso l'accrescimento di beni e risorse che ci sembrano importanti per la sopravvivenza, ora, come il principio del rasoio di Occam, che ho amato moltissimo, fra parentesi, nel libro, è giunto il momento di decelerare, diminuendo il nostro impatto sul mondo e sull'ambiente. E Renzi offre esempi di sottrazione nella scienza, nell'arte visiva, nella musica. Suggerisce anche alcune buone pratiche per vivere bene riducendo, evitare il superfluo, scegliere con cura i beni di consumo, risparmiare, allontanare i pensieri negativi sul nostro passato, ridimensionare i sensi di colpa e non lasciare che gelosia e rimpianto ci invadano. Passo ora la parola a Gabriele Ametrano. Eccomi, mi sentite? Buonasera. Buonasera a tutti, grazie professore, grazie Anna, grazie al nostro, a chi ha le chiavi della città, perché insomma si parla di questo. Quando meno diventa più, questo è il titolo del lavoro del professor Regrenzi, un lavoro che riguarda, come ci ha detto Anna, la sottrazione. Sottrazione però non intesa come frugalità. Frugalità è anche il titolo di un libro del professor Regrenzi e lì ci porta a capire invece uno stile di vita più frugale. In questo caso, quando meno diventa più, è un'esperienza, è un'immersione in quelli che sono i tanti campi del conoscere, del sapere umano, la filosofia, l'arte, l'architettura, anche lo stile di vita, quindi anche il nostro sociale, in cui
dobbiamo imparare, disimparare ad aggiungere e imparare invece a sottrarre. Sottrarre che è un qualcosa di diverso dall'essere frugale, perché dobbiamo cominciare a percepire la nostra realtà, a prendere esempio da alcuni filosofi, architetti, artisti, nel eliminare il, come dire, il superfluo, quello che c'è in più in quello che è il nostro percorso di vita. Io comincerei a fare una domanda al professore che vedo collegato, partendo da quella che è una citazione che troviamo subito nel libro, nelle prime pagine, perché secondo me è una delle frasi che poi si può comunque ripetere in ogni campo del sapere, ed è quella di Wittgenstein, filosofo, quando può dirsi si può dir chiaro, e su ciò di cui non si può parlare si deve tacere. Ecco, io credo che questa frase si possa in qualche modo plasmare in quelle che sono, ad esempio, l'eccessivo parlare, ad esempio, dei nostri social, i social network, ma qui si va ben oltre. Quindi io comincerei a intervistare, a chiedere al professore di partire da questa visione, da questo dover tacere e invece il poter che parla chiaro. Sono due azioni differenti, come capite, da una parte si può parlare chiaro, dall'altra si deve tacere. Professore, benvenuto. Intanto vi ringrazio molto per avermi invitato. Normalmente venivo sempre di persona, ma questa volta sono anche un po' emozionato, per ragioni personali non ho potuto accettare l'invito di persona, perché sono collegato lontano. Spero che si sentano bene le mie parole. Wittgenstein, un secolo fa, è il filosofo con cui la sottrazione, che è il tema del libro, entra nel dibattito filosofico. Se vogliamo, da un punto di vista epistemologico, era già entrata con Occam, con il concetto di rasoio di Occam, cioè di eliminare il superfluo della teorizzazione filosofica basata su, diciamo, nozioni che si possono eliminare per andare alla semplicità. Ma la vera teorizzazione della sottrazione, intesa come viene presentata nel libro, poi nelle scienze, nelle arti, in filosofia l'abbiamo un secolo fa con quest'opera trattata. Perché è così centrale l'associazione per Wittgenstein? Perché la confusione dei dilemmi filosofici nasce proprio da non fare chiarezza e da non usare un linguaggio il quale è il risultato di una sottrazione rispetto al linguaggio quotidiano, che porta con sé il garbuglio, la confusione filosofica. Quindi è un sottoinsieme del linguaggio quotidiano, del pensiero quotidiano, quello che è il pensiero e il linguaggio a fondamento di una visione corretta del mondo. Ciò che non si può parlare con un sufficiente rigore dovuto alla sottrazione, di ciò bisogna tacere. Quindi il discorso filosofico è, per così dire, un sottoinsieme ottenuto per sottrazione. Per questo mi è parso di fare partire con gli amici con Wittgenstein, perché Occam è la ricerca della semplicità, che è una cosa diversa. In Wittgenstein invece c'è la sottrazione di ciò che è ridondante, superfluo, di ciò che confonde. E quindi ho ritenuto che questo fosse il pensatore in cui il tema della sottrazione, che attraverserà tutto il secolo scorso, non solo nella filosofia, ma compare sulla scena con questa opera così importante, che è Tractatus Logico-Philosophicus, che viene pubblicato esattamente un secolo fa
e che Wittgenstein pensa e scrive pochi anni prima. Grazie professore. Allora cerchiamo anche di focalizzare qual è la, quello che può essere ad esempio uno stile di vita in sottrazione, perché poi come dire, non è così banale comprendere immediatamente la sottrazione da quella che è invece la frugalità. Ecco, comincerei magari anche a fare quella che è una distinzione tra uno stile di vita frugale e invece uno stile di vita in sottrazione. Quando ho iniziato il dibattito sulla alterazione della terra, l'antropocene, la nostra epoca storica in cui le tracce umane sulla terra alterano l'equilibrio plurisecolare che da centinaia di migliaia di anni teneva l'uomo con un equilibrio corretto, sano. Abbiamo visto anche in tanti film, ci sono esempi, sono gli indiani nel film Balatulu, che fa l'esempio classico popolare. Io ho ritenuto di scrivere il libro Frugalità, che non era un libro anticomunista, ma che era un libro che cercava di spiegare il vantaggio e il fondamento insieme di una vita frugale. È il riflesso che questo aveva, diciamo, molti aspetti del nostro sistema. Questo libro è diverso perché ha un'ambizione e un respiro più alto. Non tratta semplicemente la sottrazione dei modi di vita, diciamo, consumistici, quindi la frugalità come sottrazione e ricerca di ciò che è essenziale nei modi di vita consumistici. Ma il tentativo di questo libro, che appunto non è sulla frugalità, ma è sulla sottrazione, è introdurre a un modo di pensare diverso. Perché quello che mi ha animato nel scrivere questo libro dal punto di vista del rapporto tra sottrazione e frugalità è il fatto che se noi tendiamo a ridurre i consumi con degli imperativi dall'alto, se no, se cioè noi siamo comandati di consumare di meno dalle autorità, dai governi, dalle istituzioni, noi faremo questa attività di riduzione dei consumi in maniera costretti, con un sacrificio. Invece il tentativo di questo libro, ecco perché tocco i temi come la filosofia, l'arte, la scienza, e poi tocco tutti i temi, diciamo, più esistenziali, più ampi, cerco di parlare della situazione, dell'amore, dell'educazione e così via. Il tentativo di questo libro è creare una mentalità sottrattiva che va al di là della frugalità. La frugalità è semplicemente una conseguenza nel campo degli stili di vita, diciamo, legati alla vita economica. Ma la necessità di un migliore equilibrio tra noi e il mondo passa attraverso non la volontà dal basso, ma la costruzione di una mentalità dal basso che ognuno dovrebbe fare sua. E io ho cercato di fare un modesto, timido tentativo in questa costruzione dal basso, per cui ho trattato anche tutti gli aspetti psicologici. Non è un'idea completamente nuova, perché ci sono opere specialisti che hanno trattato, diciamo, la situazione dell'arte, vedere la storia dell'arte nell'ultimo secolo, la Bauhaus, cui corre esattamente un secolo, come ricerca nell'arte, nell'architettura, dello stile sottrattivo. Però io ho cercato di fondere i vari aspetti in maniera che ci fossero le condizioni per capire la superiorità di una mentalità sottrattiva. Non è facile, perché noi siamo stati costruiti dall'evoluzione naturale in senso opposto. Per centinaia di migliaia di anni, quando vivevamo come cacciatori e raccoglitori, lo scopo, da quando ci svegliavamo la mattina, quando andavamo a dormire la sera sulle
parafitte o delle grotte e così via, era aggiungere risorse, perché aggiungere risorse ci rendeva meno vulnerabili. Aggiungere risorse, territorio, cibo, forza contro i gruppi ostili, donne, l'aggiungere più grande per riprodursi, era l'aggiunta. Noi siamo stati costruiti per aggiungere. E abbiamo avuto un lunghissimo passato di modi di vita in cui aggiungere era qualcosa di positivo. Infatti, sottrarre nelle arti, nella scienza, anche degli aspetti poi di mentalità che io tratto, cioè del pensiero, ma non solo il pensiero filosofico, anche il modo di approcciare la vita, di pensare le cose, è un fenomeno molto recente, perché naturalmente in parte ha coinciso con il debordare dell'uomo sulla terra e quindi da rendersi conto che noi dobbiamo in realtà sottrarre la nostra presenza sulla terra, non essere troppo invadenti. Mentre alcuni però hanno fatto questo soltanto in chiave ambientalista e in chiave, diciamo, più, non so, da far tempo che va, più legati alla biologia, al nostro rapporto con le specie viventi e così via, io ho cercato qui un'opera, come posso dire, più intimistica, legato al nostro modo di pensare, di comportarci e di agire nella quotidianità. E quindi un approccio di cui la frugalità è una, se volete, conseguenza, ma che arriva dopo e anche parziale. Ecco, la sottrazione per paradosso però ha bisogno di una isola di conoscenza, la chiama anche lei così, un'isola di conoscenza e di sapere che diventi sempre più larga, sempre più importante per il percorso umano, in modo tale da poter evitare proprio l'addizione, ovvero l'addizione di cose che non... di cui non sappiamo, perché poi è questo il succo un po' del percorso della sottrazione, conoscere per non aggiungere ciò che non sappiamo. Ecco, questo lavoro di... noi dobbiamo in qualche modo fare un percorso di diseducazione per quello che riguarda la parte dell'addizione, dell'aggiungere, mentre dobbiamo fare un percorso di coscienza e conoscenza per quanto riguarda la sottrazione. Lei fa un esempio molto attuale, l'abbiamo vissuto tutti quanti noi sulla nostra pelle, quello del rapporto e della non conoscenza di quelli che erano i vaccini durante la pandemia e quanto il dire senza sapere portasse a un'addizione di non conoscenza e quindi di, permettere il termine, ma anche di ignoranza, che portava poi ad una disinformazione. Ecco, vorrei che ripercorresse anche questo esempio per rendere anche più chiaro a chi ci ascolta il metodo della sottrazione. La sottrazione come operazione mentale non è intuitiva, è controintuitiva. Per quanti dibattiti televisivi e tentativi di divulgazione ci siano stati, soltanto 10 giorni fa in un dibattito televisivo è stato detto che noi non sappiamo se sono stati efficaci i vaccini oppure no, perché ci è mancata la controprova. Siccome la grande maggioranza italiana si è vaccinata, in realtà non sappiamo cosa sarebbe successo se non si fosse vaccinato. Dove sta l'errore in questo ragionamento, che è freschissimo perché è stato fatto pochi giorni fa? L'errore sta nel fatto che il modo intuitivo di controllare l'efficacia di qualcosa, nella fattispecie di un farmaco, è il seguente: quando mi viene mal di testa prendo la pillola X, o quando mi viene mal di schiena prendo l'unguento Y, e dopo un po' di questo pillolo o applicazione di unguento il male mi va via, e quindi la controprova sarebbe: ma ti sarebbe andato via il mal di schiena se tu non avessi preso l'unguento?
E allora in questo caso noi non abbiamo la controprova, perché se il manischiera ci è andato via con un guento, non sappiamo se questo sarebbe successo anche in assenza di un guento. Perché è sbagliato quando trasferiamo questo modo intuitivo di ragionare sull'efficacia dei vaccini? Perché il controllo dei vaccini non è, è molto difficile da capire. In essenza, infatti, la maggioranza dei medici, con una bellissima ricerca pubblicata in inglese, che io racconto, un'altra ricerca ha dimostrato, il controllo dei vaccini si fa in un altro modo. Si prova il vaccino, non si sa se il vaccino sia efficace oppure no. Si prendono due gruppi di persone, scientifico, ad alcuni si dà il vaccino, ad altri si dà un placebo, cioè un farmaco inerte che non ha nessun effetto, come forse l'aspirina e un po' di farina, faccio per dire, cioè inutile. Poi si sottrae il numero delle persone che contraggono il virus da quelli che contraggono, da quelli che hanno fatto il vaccino, cioè si sottrae un gruppo di persone dall'altro gruppo di persone. Per vedere l'efficacia bisogna vedere che, fatta la sottrazione, l'aver preso il vaccino riduce la probabilità di venire contaminati dal virus. Quindi è complicato, perché è un meccanismo sottrattivo. Noi non siamo abituati a ragionare sull'efficacia con la sottrazione. Questo, tra l'altro, questo politico che ha fatto questa osservazione era addirittura uno che avrebbe dovuto, per la sua carica, essere esperto della. Le ricerche che sono state fatte mostrano che anche i medici non hanno in realtà idea di come si controlla l'efficacia del vaccino. Quindi, quando noi abbiamo preso i vaccini, la loro efficacia era già stata controllata. Questo è così controintuitivo che noi, non avendo studiato scientificamente la vulnerabilità o meno, cioè le cause di eventuale malattia indotta dai vaccini, abbiamo sospeso un ottimo vaccino che gli inglesi hanno sempre usato, messo a punto Oxford, appunto perché il dibattito non riusciva a cogliere questo meccanismo complicato che, basato sulla sottrazione, la differenza, cioè di un gruppo che è stato vaccinato rispetto a quello che è stato vaccinato, per calcolare l'efficacia dei vaccini. Quindi quando noi abbiamo cominciato a seguire i vaccini, la loro efficacia era già stata studiata, capito? Ancora oggi questo non è intuitivo. Quindi sono partito nel libro da due esempi, questo che è difficile, e poi un bambino di 4 anni estera che, giocando con il Lego, tendeva anche lui a percepire e non a sottrarre. Volevo mostrare su questi due estremi, un bimbo che gioca con Lego a 5 anni e dei presunti esperti, che in entrambi i casi la sottrazione è un ostacolo. Per noi la sottrazione spesso è un ostacolo. Non siamo stati costruiti per fare agevolmente questa operazione. In un mondo che era molto semplice, nel mondo dei cacciatori e raccoglitori, non era così importante la situazione, era molto importante avere poche condizioni vere sul mondo, quindi non controllare la verità attraverso i casi contrari, come dice Popper, quella che si chiama tecnicamente falsificazione. Non era importante, era importante decidere questo in poco tempo e quindi decidere sulla base di poche opinioni che più o meno funzionavano. E inoltre era molto importante aggiungere le risorse, perché aggiungere risorse voleva dire avere più probabilità di sopravvivenza in un mondo molto 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 ostile, e anche un mondo molto pericoloso oltre che ostile. Oggi noi che viviamo invece in un mondo molto complesso dobbiamo abituarci all'operazione della sottrazione, non solo dell'esempio che adesso ho fatto di tipo del pensiero, cioè di ragionamento, ma anche degli affetti, nei modi di vita, e poi c'è tutta una parte del libro, infatti, che ciò che padre mi ha spinto a me a scrivere questo libro, a fare quella dedica, che è dedicato all'amore, cioè ai sentimenti.
nel libro troverete anche una sorta di decalogo delle buone pratiche della sottrazione. Prima però di parlare di questo, diciamo, ultimo capitolo del libro, l'ultimo percorso che il professor De Grenzi ci sottopone, volevo chiederle questo: esiste una buona e una cattiva sottrazione? Perché insomma siamo davanti anche a delle scelte. Ecco, come possiamo in qualche modo individuare la buona e la cattiva sottrazione? Il problema della sottrazione è difficile, assicuro che il libro invece non sia difficile quando lo spiego, ma devo spiegare per essere corretto, per lo scienziato adeguato, il fatto che la sottrazione talvolta significa semplificazione. Quando la sottrazione, di fronte a un problema, di fronte a un problema di qualsiasi natura, un problema di tipo della vita, una decisione e così via, quando la sottrazione noi la facciamo per ridurre alle nostre abitudini, ai nostri schemi, un problema, che magari è un problema nuovo, la sottrazione è semplificazione, cioè togliere variabili che sarebbero cruciali. Faccio molti esempi nel libro. In questo caso, quando la sottrazione purtroppo è semplificazione, focalizzazione su troppe poche nozioni, semplificazione eccessiva, allora la sottrazione è una trappola. È una trappola, allora è molto importante. Io parlo di sottrazioni buone e sottrazioni cattive. Le sottrazioni che conducono a una semplificazione eccessiva, al semplicismo, quelle sono sottrazioni cattive. Ho cercato, spero in maniera chiara, di mostrare nei vari campi i criteri per separare le sottrazioni cattive che portano alla semplificazione, quindi a non vedere la vera natura del problema, alle invece sottrazioni buone, quelle che tolgono il ridondante, l'inutile, il superfluo, che non ci fanno ragionare, che non ci fanno emozionare bene e così via. Questo rende il problema della sottrazione complesso, perché non necessariamente sottrarre va sempre bene. Sottrarre quanto vuol dire semplificare, ridurre troppo, essere riduzionisti, dire questa cosa non è altro che qualcos'altro per riportarla alla nostra esperienza. E invece no, quella semplificazione è una semplificazione fuorviante, che semplifica, che non ci... è necessario vedere per poter risolvere in modo produttivo quella questione, quel problema, quella difficoltà, quell'ostacolo che è l'uomo. Grazie professore. Allora, io farei... No. Qui c'è il pulsante, Anna. Sì, no, buonasera, mi fa molto piacere aver ascoltato queste considerazioni e parole. Vi dico perché stasera, naturalmente ci tenevo a essere qua e quindi a rimanere anche fino alla fine. Io ho fatto nello scorso mandato l'assessore all'ambiente e lo dico sempre pubblicamente, da quell'esperienza ho maturato profondamente una consapevolezza e quindi una conoscenza, quando hai conoscenza invece è coscienza e consapevolezza, che è quella che rispetto alle tematiche ambientali, quindi anche l'altro, ai problemi climatici, noi siamo tutti interconnessi e tutti interdipendenti. E credo che questo l'abbiamo capito profondamente anche in questa pandemia. Cioè quell'ammonito di Papa Francesco in quella Pasqua del 2020, dove eravamo tutti chiusi perché ci eravamo fermati, e quella frase che dice nessuno si salva da solo, ed è profondamente vero. E anche rispetto alle sfide che ci attendono e su cui dobbiamo veramente agire rapidamente, questa è una sfida collettiva che o la vinciamo tutti o la perdiamo tutti. Allora, io devo dire, l'ho anche profondamente sentito, perché ho fatto l'assessore dal 2014, vi garantisco, noi abbiamo avuto tre eventi estremi fra il 2014 e il 2015, sono caduti 2500 alberi, molto ragazzo, ma io in quegli anni sentivo dire che era un problema che portava sfida, sentivo l'ignoranza profonda in tutte le classi dirigenti. E con il professor Maratti invece avevamo cominciato a fare dei convegni dove lui ci spiegava, cioè, dal punto di vista scientifico, che quegli eventi erano il frutto appunto di questi cambiamenti climatici. Poi con il movimento Fridays for Future ho sentito una grande presa di coscienza, quindi, e per fortuna
appunto l'ambiente è al centro di tutte le agende politiche internazionali, allora e che cosa ho capito? Appunto che siamo tutti interconnessi e che dobbiamo davvero cambiare questo paradigma e dobbiamo togliere quell'io e rimettere al centro noi. E questo credo sia veramente un grande cambio di mentalità innanzitutto. E allora, professore, ho letto anche varie sue interviste dove dice appunto anche questo, no? Che noi dobbiamo rimettere al centro noi e che abbiamo troppo messo al centro io. E allora, l'altra sera ho partecipato a una bellissima conversazione con un poeta che io stimo molto, che è Franco Arminio, e lui a un certo punto è arrivato a fare una considerazione che mi ha fatto molto riflettere, ecco, noi possiamo scegliere una vita di consumo o una vita anche profonda. Io credo che negli ultimi 20, 40, 50 anni noi siamo stati anche un po', fra virgolette, manipolati a una vita di dobbiamo appunto accumulare per consumare in nome di un materialismo puro e, se volete, di quella vita di consumo. In tutto questo abbiamo smarrito un po' la nostra strada, vorrei dire abbiamo smarrito la nostra anima. Io credo una delle ragioni per cui c'è anche tanto disagio in questa società è questo. E quindi dobbiamo rimettere al centro anche questa parte più spirituale, che poi è la parte essenziale, semplice, che abbiamo però perduto e che dobbiamo invece rimettere al centro per due ragioni, davvero, di questo ne sono convinta. Una, perché altrimenti lasceremo, lo vedremo anche noi, perché le previsioni sugli scenari di quell'aumento della temperatura globale, gli scienziati ce l'hanno detti e li sappiamo tutti. E io credo che se non faremo tutti insieme qualcosa, un giorno i nostri figli e nipoti ci detesteranno, perché ci accuseranno di non aver fatto abbastanza nonostante sapessero esattamente tutti gli scenari. Quindi lo dobbiamo fare profondamente per questa sfida. E dall'altra anche per recuperare quella bellissima parola che abbiamo quasi mai vergogna a dire, che è felicità, che è un po' l'essenza della nostra vita. E guardate, io sono 3 anni che organizzo un festival dell'Italia Gentile, perché il paradigma della gentilezza è questo paradigma del noi. La parola gentile, il sorriso, il buongiorno, cioè quelle buone pratiche, quella semplicità che faceva parte della, appunto, della cultura dei nostri nonni e che noi abbiamo veramente smarrito. Allora io penso che dobbiamo mettere al centro e condivido profondamente che alla fine cosa dobbiamo fare? Dobbiamo appunto un po' alleggerirci. Ecco, cioè qualche volta prenderci quel tempo. E qui, professore, una considerazione che le vorrei fare, io credo che noi dobbiamo anche togliere un po' di impegni per aggiungere un po' di tempo, perché anche il paradigma del tempo è un paradigma importante e io credo anche questo la pandemia ce l'ha fatto capire. E guardate, questo non è vero che siamo usciti, che siamo rientrati come siamo arrivati, perché io sento questo andamento culturale delle persone, ci sono dei dati che ce ne stanno dicendo, i dati per esempio nel mondo del lavoro. Non si trovano tanti diciamo anche occupazioni in certi lavori, ma non soltanto in settori che possono essere anche diciamo a basso reddito, perché parlando con tanti anche imprenditori mi stanno dicendo che questo problema riguarda anche dei mestieri che in realtà sono anche ben remunerati, e non è un fenomeno soltanto italiano, ma questo è un fenomeno che riguarda molti paesi occidentali. Allora probabilmente io credo che in questa valutazione ci sia anche da parte delle persone di recuperare un po' di tempo. Credo che dobbiamo sempre trovare il giusto equilibrio, ecco, poi la difficoltà vera è trovare l'armonia, quindi appunto è proprio questa parola, l'armonia fra noi e il creato, e quindi il pianeta. Se non risolviamo un equilibrio noi lo distruggeremo e quindi avremo degli scenari terribili. E dall'altra parte però ritrovare anche un'armonia nel nostro tempo e quindi per ritrovare l'essenzialità vera delle cose. Quindi ecco, io credo che la sottrazione sia questo, sia appunto anche un po' un cambio di paradigma. Io non so se, come dire, ho sbagliato completamente a inquadrare le cose, ma mi ci ritrovo in queste riflessioni partendo appunto da un percorso anche di esperienza e ormai da una consapevolezza mi porta a dire che in questo anche la politica se ne deve fare carico, ecco, e chiudo dicendo questo. Mi fa molto piacere che stasera siamo in questa biblioteca straordinaria. Per me le biblioteche sono luoghi di democrazia e sono anche sedi di intelligenza collettiva e connettiva, perché ogni volta che noi ci prendiamo questo tempo io credo che riusciamo sempre comunque con dei punti di vista diversi e molto più arricchiti, e anche questo è importante. E quindi vi volevo ringraziare e insomma ecco fare anche questa domanda. Dobbiamo forse sottrarre anche impegno per avere anche un po' più di tempo? Stavo una domanda. Ringrazio molto la
questo intermezzo. Il punto che io cerco di sviluppare in questa chiave è meno io e più noi, per l'appunto. Ma noi, non inteso soltanto ci sono io che faccio qualcosa per gli altri, ma partendo direttamente dalla categoria del noi, della collettività, della comunità. Perché vedete, nella nostra cultura contemporanea, una delle diciamo, educazioni sbagliate, ecco perché la sottrazione per lo più è una prima, educare la sottrazione vuol dire prima diseducare a certi modi, a certi sentimenti, a certi modi di pensare, a certi modi di comportarsi. Prima c'è una diseducazione, ed è la diseducazione, cioè l'eliminare quello che purtroppo una storia evolutiva della specie umana molto diversa ci ha inculcato dentro. Quindi questo rende molto difficile il problema, perché non è che partiamo a tabula rasa, noi partiamo da una mentalità, dai sentimenti e dei modi di pensare in cui è naturale, non è naturale, è naturale l'addizione. Per arrivare invece ad avere, a superare questo punto di vista, dobbiamo per esempio eliminare le barriere tra io e noi, non solo nel senso spaziale, ma anche nel senso temporale, cioè pensare, questo è molto importante, pensare alle future generazioni, cioè vedere l'umanità sulla Terra in termini intergenerazionali, come è successo per molto tempo, perché modi di vita molto semplici in realtà non alteravano gli equilibri naturali. Oggi invece, se noi dobbiamo vedere noi non solo insieme agli altri in questa nostra generazione, ad esempio, ma noi insieme anche a tutti coloro che ci hanno preceduto e ci hanno lasciato la terra così, rispetto a tutti quelli che verranno dopo di noi. Questo è molto importante, questa estensione temporale. Quindi eliminare categorie. Noi siamo educati per capire meglio il mondo ad avere categorie sempre più sottili, ma già categorizzare gli altri vuol dire in realtà fare differenze, e fare differenze in realtà vuol dire allontanarci da quel noi di cui abbiamo parlato prima. Ci sono delle spie che ci possono aiutare in questa semplicità di cui lei parlava. Per esempio, se lei ha notato, io ho usato molti esempi dei film, perché cerco di usare esempi di cultura popolare che le persone conoscono, non fare troppo professore facendo troppi esperimenti della mia disciplina. Se lei vuole far vedere un amore puro nei film, lei in genere fa un amore tra due ragazzi, tra due bambini, molto giovani. No, i figli di Anderson, figli d'amore, sempre tra due adolescenti, in cui le condizioni della loro vita hanno eliminato quello che poi invece avviene nella vita matura, cioè le preoccupazioni del lavoro, il sesso, i suoi figli, tutte queste cose non ci sono ancora. E allora lei ha un amore puro, ha quella semplicità di cui parlava lei. E viceversa, quando si arriva alla mia età, che sono quattordicenario, si scopre che in realtà lo stesso avviene, perché ormai tu ti sei lasciato alle spalle i figli, addirittura poi essersi lasciato alle spalle i nipoti, non hai più il lavoro terminato e così via. Allora se tu hai voluto bene una persona per molto, molto, molto tempo, tu scopri paradossalmente che pur essendo per certi versi tu un meno, cioè sei una persona che non ha quelle cose che aveva quando era 40-50 anni e che se ne è lasciata alle spalle, in realtà tu hai un amore puro, e ci sono anche figli che mostrano questo. Infatti ho voluto iniziare per presentare il mio problema, il libro, con una situazione più importante, che è quella che le persone fanno in punto di morte, quando il Gattopardo, romanzo popolare molto noto, fa un bilancio della sua vita. Fa un bilancio della sua vita e sottrae tutti i momenti di noia e così via.
e da questa, diciamo, vita noiosa sottrae l'Indice di Pagliuzze d'Oro. Un altro romanzo molto famoso, conosciuto, quindi popolare, che è il romanzo Cent'anni di solitudine di Barthes, anche lì il colonnello Rogliano Bondia fa un bilancio della sua vita. È il momento in cui lui è stato felice, in cui ha toccato la felicità pura, era quando faceva i pesciolini dentro il suo laboratorio. Aveva fatto le guerre, gli era successo di tutto, una vita, però lì, in quella semplicità del suo laboratorio che faceva il pesciolino, aveva stato felice. Questo è il motivo per cui parto con questi due esempi nel mio libro. Sempre perché cerco di mostrare la semplicità, la sottrazione, come una forma mentis, non come una costrizione che dobbiamo fare per i consumi. Per lei è assessore, per esempio, all'ambiente e alla cultura. Ovvero, l'ambiente, le persone non devono vivere come una costrizione, come un vincolo, ma deve in realtà nascere da loro. Capisco che non è facile, perché tutta la nostra storia evolutiva della specie Homo sapiens ci ha costruito in senso opposto. E quindi oggi dobbiamo fare tutto questo lavoro di decostruzione. Il mio però libro è timido, tentativo in questo senso. Quindi... Il pulsante Anna, il pulsante rosso. Accumulare, affastellare, molto più difficile sottrarre. Perché invecchiando cominciamo a sottrarre? Beh, in parte noi sottraiamo invecchiando perché nel nostro ciclo di vita, il ciclo di vita rispetto per esempio a una rappresentazione, facciamo un esempio del lavoro, nella maturità, lei in realtà tutta una serie di impegni vitali che ha avuto alla mezza età lei non ce l'ha più. E quindi in realtà impariamo a sottrarre anche come in certo qual modo una costrizione. Infatti in una cultura consumistica e così via, lei non accetta questo ciclo biologico vitale. Lei è eterna, ti ruga, io ho lavorato nei consumi perché ero 15 anni di vita. Lei fa di tutto per frenare e tornare, evitare queste sottrazioni. Ma invece queste sottrazioni fanno parte del ciclo della vita, delle generazioni, del passato. E ci sono culture in realtà in cui questo viene molto più accettato. Naturalmente da vecchi la sottrazione non deve essere una costrizione, non deve essere qualcosa che abbiamo perso. Così come in realtà rispetto a un bambino che tante cose non le ha ancora conosciute, e proprio per quello si può mostrare l'amore puro tra due, diciamo, ragazzini di 10, 12, 15 anni. In realtà sono delle cartine di tornasole della forza, della semplicità, dei sentimenti e così via. In realtà poi questo è stato da molti anni raccoglievo il materiale per un libro così dopo frugalità, però ciò che mi ha spinto è stato proprio questo rapporto tra il ciclo di vita e la sottrazione, quando in realtà nella nostra cultura la sottrazione di natura biologica, di natura professionale e così via viene vista come una perdita, e invece tale non è. E se noi riusciamo a fare questo ribaltamento, faremo quello stesso ribaltamento per cui l'equilibrio con l'ambiente non è una rinuncia a qualcosa, ma in realtà nasce fin da principio come ha fatto positivo. Giusto, grazie. Un'ultima domanda da parte mia, poi sentiamo un po' più. Perché la regina delle sottrazioni è l'economia, professore? No. Eccolo. L'economia premia la crescita. L'economia capitalistica funziona fino a quando l'economia cresce. È prevista la crescita. Adesso un esempio, facciamo un esempio concreto.
L'Italia ha un debito pubblico che una volta mezzo un PIL. Si pensa di ridurre questo debito con la crescita. È connaturata nell'economia la crescita, perché è stata costruita in questo modo. Naturalmente, e quindi la decrescita viene vista come qualcosa di negativo. Già nel libro della frugalità io affrontavo questo tema. In questo caso però, ancora una volta, la sottrazione deve nascere dal basso, non essere costrizione dall'alto, perché è quello che io ho cercato di affrontarlo da molti punti di vista, per creare una mentalità, perché sarebbe bene con una situazione limitata ai fatti economici, diventa in realtà un vincolo e un obbligo. E quindi, come nel caso della frugalità, lei costringe alle persone alla povertà. Quindi i consumi ridotti come forma manifestazione di povertà. Invece la frugalità non è conseguenza della povertà, è una scelta consapevole di una persona che potrebbe vivere anche con più consumi, ma che in realtà rinuncia perché non sente questo desiderio. Poi c'è una parte che tratta del libro un po' più tecnica, dove in realtà è positiva anche la sottrazione delle scelte. In realtà fare meno scelte delle volte è più efficiente. Poche scelte tenere nel tempo. Però non voglio sviluppare oggi qui questo punto, perché sono punti più specifici che se uno è curiosito può leggere il libro. Il libro delle volte forse può aver toccato troppi temi, ma questo è il prezzo che io ho voluto pagare per fare un libro in cui la sottrazione viene vista da molti punti di vista, sperando, non so se sono riuscito, che questi punti di vista si salvino e creino una mentalità sottrattiva dal basso, in maniera che noi un giorno non saremo costretti a vedere la riduzione della crescita economica, i modi di consumo ridotti, il ritirarci da varie forme, diciamo, di sfruttamento della natura e dall'avere quindi possibilità, per esempio nell'energia, che siamo riusciti a guadagnarci con questo sviluppo puntuoso delle ultime 7-8 generazioni. Il mio tentativo, come dico, è di costruire un modo di pensare, di sentire, e quello che ho trattato anche tutti i sentimenti e le azioni, che sia tutto improntato alla sottrazione, la quale è un'operazione difficile e che talvolta è anche fuorviante quanto diventa riduzionismo o semplicismo. Ah, certo. Complimenti, professore. Passo immediatamente la parola a chi del pubblico desidera intervenire, poi torno al nostro vero mercato. Professore, mi scusi, volevo chiederle come mai in uno stesso ambiente familiare, diciamo, possiamo trovare persone che sono immediatamente portate a sottrarre e altre invece che sono portate ad accrescere? Cioè, quanto c'è di ereditario e di connaturato al ceppo familiare in tutto questo? Questo è un quesito molto interessante, che gli scienziati cognitivi e sociali hanno cercato di capire. Per quello sono partito con l'esempio del piccolo essere, perché in realtà quando quel professore americano ha studiato naturalmente molti bambini, non solo suo figlio, piccolo essere, ha constatato che in realtà, cos'è il problema da cui parte il piccolo essere? Il problema è molto semplice: se tu con l'ego costruisci un arco banale, cioè la cosa più semplice che c'è per la costruzione, due colonne, due pilastri e sopra un tetto di qualsiasi tipo. I pilastri possono essere non lunghi uguali. Se il tuo scopo è raggiungere l'equilibrio, puoi allungare il pilastro aggiungendo dei bastoncini in lego oppure scorciare l'altro.
È interessante questo, poi si possono fare altri compiti analoghi di gioco, di simmetria, questo qui. È interessante perché se anche tu penalizzi l'addizione, per esempio dai un premio per ogni mattoncino tolto e così via, la tendenza a risolvere il problema aggiungendo mattoncini, cioè con l'addizione, è molto forte. Però ci sono dei bambini che a un certo punto capiscono che è conveniente in certi tipi di costruzione togliere invece che aggiungere. Cos'è che scatta nella testa di quel bambino? Naturalmente non è stato educato a giocare con le Lego e così via, non ha avuto un'educazione scolastica a 4-5 anni. E lì, dai dati, sembra che noi siamo diversi, cioè bambini più riflessivi si fermano, pensano, non usano la solita strategia, che in genere è costruire un edificio aggiungendo, perché se costruisci un edificio, in genere tu aggiungi mattoni per tirare sull'edificio. In certi punti però è meglio togliere. E questo naturalmente non è un'operazione intuitiva. Quando Cézanne dipinge la sede rituale, vuole dipingere l'essenza della montagna e fa 34 prove, 34 acquarelli, quella volta toglie i dettagli, toglie per far vedere l'essenza. Ecco, questa operazione di togliere non è un'operazione spontanea. E se lei ha la stessa educazione nella famiglia, i bambini possono essere diversi. Il quesito poi è lo stesso quesito per cui, a parità di educazione, di ambiente, di tutto, ci sono dei bambini che sono più riflessivi, più profondi, pensano di più di altri. E quindi in realtà noi nasciamo già diversi. Questo lo stadio attuale della ricerca ci dice questo. Ma questo però non deve farci cadere nell'errore di credere che il nostro cervello sia costruito in certo modo e sia immodificabile. Questo è un gravissimo errore che ho tratto nel mio libro. Tutti possono venire educati in realtà alla separazione. È un'educazione difficile, perché l'educazione prima si torna indietro rispetto a ciò che è spontaneo, naturale e intuitivo, e poi si costruisce in realtà più noi invece, più io. Ma un bambino, anche piccolo che gioca, ha istintivo, è l'io, questo è mio, e così via. Quindi c'è prima un'operazione di destrutturazione, di togliere quello che noi abbiamo spontaneo, naturale, e così via. E poi di costruzione. I bambini da questo punto di vista sono diversi. Bisogna accettare che siano diversi, ma non arrendersi perché sono diversi in realtà al fatto che tutti noi possiamo collettivamente venire educati in questo senso. Grazie. Io penso che possa aggiungere poco a quello che abbiamo detto. Credo solo questo, che io consiglierei questo libro alle nuove generazioni, ma anche alle generazioni che in qualche modo hanno il compito, l'obbligo e la responsabilità di educare. È un libro necessario nel ricostruire un po' il nostro percorso, forse eliminando quello che si è detto, eliminando l'io e aggiungendo il noi nelle cose che facciamo, nelle pratiche anche quotidiane. È un po' un lavoro che si espande a tutti i campi, quello della politica, quello della cultura, quello dell'organizzatore culturale, dell'organizzazione di eventi, di tutte le varie sfaccettature che sono nostre peculiari attività giornaliere. E credo che il professor De Grenzi ci dia proprio quello che è il punto focale di questo momento, ma che forse sarebbe dovuto essere forse un punto centrale delle generazioni passate. Forse arriviamo un po' troppo tardi nel capire questa cosa, ma nelle pagine del professore c'è anche la speranza, ci dà quelli che sono gli elementi nel poter ripartire da questo momento e ripensare un po' il percorso con un occhio diverso, sottraendo quello che non è necessario, quello che è diventato una bulimia dell'esserci, e invece considerando invece la collettività, il noi, per un futuro migliore. Ecco, io mi fermo qui perché
è veramente un libro da consigliare, da leggere e da regalare. Ecco, questo fatelo. Mi fermo qui, grazie professore. Vi ringrazio molto, non ho parlato, non ho avuto tempo, che libro probabilmente. Mi ero posto molto il problema, sono un papà, sono un figlio, sono stato un professore per tanti anni, mi sono posto molto il problema dell'educazione. Come fai a educare uno? Allora ho cercato di affrontare questo problema raccontando due storie. Confrontando dentro la storia del Barone Rampante, che ho scelto perché è un romanzo che si legge nelle scuole, che molti conoscono, bisogna fare esempi così, in cui quando il Barone Rampante sceglie di sottrarre la vita dalla terra nella sua vita e decide di vivere solo sugli alberi, un'operazione di sottrazione rispetto ai modi di vita abituali, lui dopo si inizia da bambino a 13 anni a stare sulle piante, poi a questo punto si innamora. E naturalmente ci sono due amori importanti nella vita del Barone Rampante. L'uno è qui liberato, lui è giovanissimo, il suo primo amore, con una spagnola che deve stare anche lei sulle piante, perché appartiene a un gruppo di nobili a cui è stato impedito toccare terra da re di Spagna. E quindi c'è questo amore armonico, lui scopre l'amore con questa ragazza, lei scopre l'amore con lui, stando sulle piante. Poi invece c'è un amore travagliato, asimmetrico, in cui successivamente la persona di cui lui si innamora non vive solo sulle piante, vive anche a terra, e quindi in realtà questa nobile ha tutta questa situazione in cui stare sulle piante è una condizione per lei non di vita normale, e viene contrattata con il Barone Rampante, e quindi c'è tutto questo gioco di più e di meno tra i due. E allora volevo contrastare queste due storie per mostrare l'educazione alla situazione, perché in realtà il Barone Rampante insegna a Ursula, la prima innamorata, tutta una serie di trucchi per stare sugli alberi, e analizzo a lungo le condizioni per l'insegnamento, per insegnare qualcosa di nuovo, perché la situazione in fondo è una cosa nuova, per certi versi naturale. Come si può fare questo? Come si può avere l'alleanza educativa? Come si può avere l'eliminazione dell'io e la fusione di due persone da noi? E c'è tutta la parte centrale del libro in cui tratto questo tema. Volevo ringraziare ancora molto, sono commosso di essere stato invitato, perché per ragioni esistenziali adesso devo stare sempre nella città dove stanno curando mia moglie, e naturalmente un pochino mi manca, e quindi il fatto che voi mi abbiate invitato mi ha molto commosso, e vi voglio proprio ringraziare, anche perché anche questo libro l'ho scritto con cuore. Possiamo fare una domanda? Prego. E mi riferivo al discorso che questo tipo di libro interessa sicuramente a un certo numero di persone, che quando leggono il titolo già sono incuriosite, perché sono portate già in questa direzione. Questo accade anche nelle famiglie, nei genitori che tendono a educare i figli, indipendentemente poi dalla predisposizione dei figli, a un certo tipo di atteggiamento. Però mi chiedo, a livello globale, tutti questi ragazzini travolti dal consumismo e da tutti i social e tutto il resto, che non vengono e che certamente non approdano a libri come questo o a informazioni tipo queste, come si potrebbe e come si potrà a livello istituzionale o educativo riuscire a raggiungere tutte queste fasce qui, che sono poi quelle ancora più coinvolte da qui al futuro? Beh, quello che ho capito bene, sempre sul tema dell'educazione, devo dire che io ho l'impressione che siamo solo ai primi passi, perché l'educazione oggi nei paesi occidentali, soprattutto anglosassoni, molto spesso è un'educazione che ci spinge alla competizione, all'affermazione di noi come singoli. Quindi una famiglia
che è dei figli, bambini, è solo un elemento nella formazione complessiva di queste persone. Ci sono gli amici, c'è la scuola, ci sono i film con la persona media, ci sono tutto il mondo dei media in cui è immersa, i modelli che ne vengono dati. Ecco, da questo punto di vista, soltanto delle elite nel secolo scorso hanno affrontato il problema della situazione, soltanto degli artisti, soltanto degli scienziati, cioè sono gruppi minoritari. Siamo molto lontani da avere una mentalità sottrattiva di massa. Anzi, in genere, i modelli che un ragazzo ha, indipendentemente dall'educazione che ha in famiglia, sono modelli molto lontani dalle problematiche che io tratto nel mio libro. In certo qual modo, non solo del singolo, non solo della specie umana, ci vuole prima la diseducazione, prima eliminare e poi costruire, perché siamo costruiti naturalmente per l'addizione, ma anche nella cultura, la società contemporanea è fatta per l'addizione. Solo piccoli gruppi di persone arrivano in culture specifiche, arrivano in realtà alla situazione, e spesso ci arrivano perché in realtà hanno una passione che in realtà li riesce a distaccare dai valori della cultura dominante. Io però ho l'impressione che siamo soltanto agli inizi in questo processo molto più ampio, che non riguarda piccoli gruppi di artisti, di scienziati, di pensatori, di filosofi, ma che riguarda una cultura più ampia. Anzi, delle volte, per la verità, non sono sicuro neanche che complessivamente andiamo in questa direzione. Di sicuro dei gruppi minoritari vanno in questa direzione, però non sono sicuro che questa diventi una cultura di massa. E devo dire che anche affrontando questo tema non è facile, perché non lo si può semplificare, perché se si semplifica questo tema in realtà si fa un'operazione controproducente. E quindi anche il tema. Sì, professore, scusi, a un certo punto si è interrotta la connessione, per cui abbiamo perso le sue ultime battute. Se magari può ripetere il finale. Quello che ho detto nelle mie ultime battute, sì, si collegava al tema dell'educazione, intesa però come una educazione collettiva, non semplicemente un'educazione familiare. Credo che abbiamo ancora molta strada davanti a fare a questo riguardo, sempre perché non è una materia, questo i temi trattati in questo libro, da vari punti di vista, non sono una cosa che si può insegnare come si insegna la geografia, la storia, il latino, la matematica. Non siamo una tavola rasa su cui si costruisce lo scippo. In realtà nasciamo già immersi fin da bambini piccoli in un mondo che è un mondo che è, diciamo, ostile alla sottrazione nelle sue innumerevoli caleidoscopiche forme che tratta in questo libro. Quasi tutto ci è contro, e quindi questo spiega perché quando noi in alcuni ambiti sociali dobbiamo avere degli obiettivi, alla fine ricorriamo alla costrizione nelle varie forme in cui oggi si può ricorrere, cioè nella proibizione oppure con le strutture di incentivi, premiando economicamente i comportamenti di sottrazione virtuosi, consumo dell'energia, consumo dell'ambiente, consumo del suolo e così via, e usiamo la tecnica degli incentivi. Ma la tecnica degli incentivi positivi e negativi, cioè dell'obbligo, la costrizione oppure la, diciamo, il premio che viene dato, in realtà è già una sconfitta, perché vuol dire che non siamo riusciti a costruire una mentalità sottrattiva, e dobbiamo usare o l'imperio, il comando, la multa, la proibizione oppure una struttura di premio e punizione, cioè gli incentivi. Quindi
La strada che abbiamo davanti è ancora lunga. Grazie professore, grazie per essere stato con noi e a voi di tutti i sinceri e ammirati per il momento che state attraversando. Ancora grazie, a presto, spero.